16 giugno, seconda giornata del Taormina Film Fest. Abbiamo visto il grande regista Giuseppe Tornatore, che è stato protagonista di una Tao Class dal titolo Sud e Regia, ed era in diretta Skype con un altro grande regista, Franco Rosi. La Tao Class è stata articolata nella seguente maniera: a monitorare l'incontro è stato Mario Sesti, che ha interagito con entrambi gli artisti, mettendo soprattutto in luce la particolarità e l'importanza del cinema siciliano. Possiamo osservare che durante l'incontro, durato circa 1 ora e 30, sono state viste delle clip importanti dei film migliori dei due registi, tra cui Il bandito Giuliano, Baria, Il nuovo cinema Paradiso, La leggenda del pianista sull'oceano. Ma che pescatore sei? Ma che siete? Marinai di Cava Maria? Sono scendato! Qui sta un buonone! Dammi, ti faccio vedere io come si accendono pure. L'incontro è stato seguito sia dalla stampa che dagli studenti, che hanno partecipato in un gran numero, e a ciò sono seguite anche le domande fatte sia dalla stampa che dagli stessi studenti, ed è stato un momento particolare ed interessante perché Tornatore è riuscito ad attenzionare soprattutto le problematiche del cinema, ricordando sempre che comunque il cinema che fa Tornatore è un cinema d'autore ed è anche un cinema di denuncia. Ciò che è risaltato è la grande stima che Tornatore nutre per il collega e l'amico Franco Rosi, con il quale peraltro ha scritto un libro. Franco Rosi ha inventato delle formule cinematografiche che poi hanno avuto successo, sono state ripetute, approfondite, talvolta anche emulate, altre volte no, da tanti registi di vari paesi in tutto il mondo. Ma sono formule inventate da lui per la prima volta. Adesso non ricordo chi fu quel critico che disse, in occasione del Salvatore Giuliano, il cinema non sarà più lo stesso dopo Salvatore Giuliano. E anche il fatto di considerarlo quasi un mentore, non a caso Tornatore ha raccontato degli aneddoti circa i suoi inizi, che lo vedevano proprio alla ricerca della popolarità, alla ricerca comunque dell'affermazione, e ciò è avvenuto anche grazie a Rosi, e quindi da ciò si comprende l'origine della loro amicizia. Se io sono il maestro Rosi, Tornatore è il maestro Tornatore, perché ormai non è più un esordiente. Io preferirei essere ancora esordiente, Franco. Un incontro formativo davvero interessante, raccontato da due grandi maestri dell'immagine cinematografica.